Agendo sull'etichetta Analisi Globale, possiamo premere su questo ambiente e viene richiesto immediatamente di generare la mesh della nostra struttura. Confermiamo su OK e attendiamo che la procedura di mesciatura abbia termine. Vediamo qui l'esito della generazione automatica della mesh. Vediamo le varie pareti e posizionando il mouse su una singola parete è possibile andare a cliccare e la schermata viene divisa in due parti da uno split verticale in modo da vedere distintamente la nostra pianta dal prospetto mesciato. Tornando in pianta e cliccando sulla pianta si possono caricare le varie pareti. Quello che si vede con particolare cura nel prospetto mesciato, sono la mesciatura secondo la teoria telaio equivalente. Vediamo quindi degli elementi quali maschi murari e fasce murarie, nonché le catene che vanno a collegare la muratura in corrispondenza degli orizzontamenti. Posizionando il mouse sull'ambiente grafico, nell'ambiente di analisi, dal prospetto mesciato è possibile interrogare sempre le caratteristiche di ogni elemento, vedendo le dimensioni e la tipologia di materiale. Stesso discorso può essere fatto per le fasce, per le catene e per qualsiasi altro elemento su cui si va a disporre. Questa funzione è molto utile perché a fronte di una debolezza, mostrata poi dal calcolo che tra poco eseguiremo, è possibile individuare punti di debolezza su alcuni elementi localizzati e un'interrogazione nel prospetto mesciato aiuta notevolmente il progettista a individuare quali punti ha più senso intervenire al fine di migliorare il comportamento complessivo. A questo punto si può considerare il modello come insieme di oggetti strutturali creato completamente corretto. Quello che manca per poter eseguire il calcolo è la definizione dell'intensità delle azioni sismiche. Quindi agendo su questo pulsante viene caricata la finestra che richiede in input le proprietà di definizione dello spettro per stato limite ultimo e stato limite di danno. Andiamo quindi a disporre dei valori di accelerazione per i due stati limite e confermiamo su OK. Siamo ora pronti a eseguire il calcolo. Premiamo il pulsante calcolo. In questa fase il programma esegue la mesciatura dei solai e calcola le masse che vengono applicate sui vari elementi strutturali in seguito all'inserimento dei nostri orizzontamenti. Finita questa fase, viene mostrata la finestra di analisi. Questa finestra, oltre a contenere un po' di dettagli numerici sulla parte destra, contiene anche una tabella nella parte principale della finestra che riassume le caratteristiche principali dell'analisi pushover che si sta per condurre. Le analisi pushover sono individuate essenzialmente da una direzione, X piuttosto che Y, da una distribuzione di carico proporzionale alle masse piuttosto che al primo modo, dalla presenza dell'eccentricità accidentale, la vediamo qua calcolata in automatico dal programma, che tiene conto anche della differenza di segno, nonché dei casi in cui non si computa proprio l'eccentricità accidentale. Quindi andando ad accoppiare, o meglio, a permutare le caratteristiche di direzione verso proporzionalità di carico e centricità, vengono fuori 24 combinazioni, o meglio, 24 analisi non lineari. A questo punto possiamo andare a scegliere il nodo di controllo con cui eseguire il calcolo e scegliere di calcolare tutte e 24 le analisi. Confermiamo su OK. Lanciamo il calcolo. Qui ci viene detta la normativa di calcolo e l'analisi che sta eseguendo al momento. Attendiamo
termine del calcolo. A calcolo terminato possiamo andare ad agire sul pulsante per andare a visualizzare i risultati. Viene mostrata una tabella, sostanzialmente gemella della tabella per il calcolo, che contiene le prime colonne, sono colonne descrittive che ci vanno a ricordare quali analisi sono state condotte nel caso che abbiamo esaminato. Poi abbiamo tre colonne per lo stato limite ultimo e due colonne per lo stato limite di danno. Poi le colonne successive sono quelle che procedono al calcolo degli indici di vulnerabilità della struttura. Gli indici di vulnerabilità mostrati sono quelli che rappresentano il rapporto tra le accelerazioni di capacità della struttura e le accelerazioni di domanda della struttura stessa. Rappresentano quindi un numero che se maggiore all'unità, la struttura risulta verificata. Se minore all'unità, la struttura non sarà verificata. Oltre a questo, ci danno anche una sorta di indice pesato di quanto bene sarà la struttura, perché più che sarà grande questo numero, più la struttura starà bene. Il colore verde di queste celle mette anche in chiaro se ci sono o meno delle analisi non verificate. Essendo tutto verde, le verifiche sono tutte superate. Eventuali celle rosse indicherebbero un mancato superamento della verifica. Delle 24 analisi presenti all'interno, possiamo notare come essenzialmente solo due vengono evidenziate in giallo. Rappresentano rispettivamente le analisi che hanno indice di vulnerabilità più basso per la direzione X, nonché che per la direzione Y. E lo vediamo direttamente qua. Quindi possiamo subito a colpo d'occhio individuare le due analisi più gravose. Delle due magari andiamo a vedere la peggiore in assoluto, quella in direzione Y. Per vedere maggiori dettagli la andiamo a selezionare e premiamo su visualizzo dettagli. La pressione di visualizza dettagli permette di caricare questa finestra in cui si vedono i prospetti mesciati, la pianta della nostra struttura e le varie analisi che sono mostrate in dettaglio. Infatti, noi abbiamo scelto di mostrare l'analisi numero 20. Si può vedere differenti prospetti mesciati semplicemente andando a cliccare nell'ambiente grafico della pianta, quindi ci si sposta con molta semplicità con questa opzione grafica, oppure agendo direttamente sulla tendina andando a selezionare una parete ben precisa dalla lista di scesa. Delle varie pareti si può anche andare a settare il fattore di deformazione della struttura stessa, andando a disporre il fattore di deformazione dei vari elementi. Premiamo sul pulsante di Autorun per vedere la progressiva deformazione della struttura. La deformazione la percepiamo sia nel prospetto che nella pianta. Percepirla in pianta potrebbe mettere anche in luce eventuali problemi di deformazione della struttura stessa. Andiamo a richiamare il pulsante per mostrare la leggenda dei colori, verde gli elementi interi, in questo caso le nostre fasce, in giallo gli elementi che hanno avuto una crisi per taglio. Sono in crisi ma non sono ancora rotti, perché il giallo scuro indicherebbe la rottura e il giallo chiaro rappresenta il comportamento in campo plastico dei nostri elementi. Andando a percorrere le varie pareti potremmo trovare magari degli elementi rotti all'interno.
Ad esempio, in questa parete si vedono sia elementi interi, sia elementi plastici per taglio, nonché elementi rotti per taglio. Con la stessa logica si possono far scorrere tutte quante le pareti e andare a vedere e individuare eventuali punti di debolezza strutturale. Nella parte bassa viene mostrata la curva pushover. Si vede l'offerta di spostamento della struttura e la domanda di spostamento. Posizionando il mouse su un punto ben preciso, vengono anche mostrate le coordinate in termini di spostamento del nodo di controllo e taglio corrispondenti a quel punto preciso. Questo pulsante permette, ad esempio, di mostrare una tabella che mostra per ogni riga la percentuale di elementi rotti. Le righe, ossia le pareti, sono anche ordinate in base alla percentuale di elementi rotti, quindi dalla più alta alla più bassa percentuale di rotture. Mette così in luce, subito ed evidenziata, la parete con la maggior percentuale di rottura. Premendo il pulsante carica parete, viene mostrata a video direttamente il punto debole della struttura stessa. Questa funzione si dimostra molto utile nella pratica professionale, soprattutto con edifici di dimensioni importanti, perché permette alla struttura, permette al progettista di andare a capire gli elementi di debolezza strutturale per pianificare gli interventi qualora sia necessario intervenire su punti ben precisi della struttura stessa. Questa finestra mostra poi tutte la scrittura in modo tra virgolette più elegante dei parametri di verifica, riportandoli in una tabella riassuntiva. Nella parte bassa troviamo anche tutti i parametri intermedi del calcolo utilizzati, quindi possiamo anche vedere e utilizzare questi parametri qualora riteniamo opportuno eseguire una validazione sul calcolo dell'analisi pushover condotto. Per interrogare dettagli e analisi differenti sarà sufficiente andare in questa tabella, riportata in alto a sinistra, e cliccare una certa analisi. Verrà caricata automaticamente i dettagli, la curva e l'andamento del formativo di quella analisi, quindi spostandoci semplicemente nella tabella qua in alto si può andare a vedere ad esempio la curva pushover per la seconda analisi più gravosa, quella per la direzione X, che era l'analisi 14, ed vediamo qui la curva pushover. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo incontro.